ciclo di interviste per l'edizione 2017 di San Donà Fumetto e lo facciamo con Marco Castiello. Buonasera a tutti. Ben trovato Marco, è un disegnatore per Star Wars, per la Dark Horse Comics, disegnatore di Perry Rodan della Cross Cult e concept artist per la Primal Shape. Sì. Marco è nato a Napoli il 18 aprile 1981, iniziamo dalla domanda di rito, da dove è nata questa passione e come ti sei avvicinato a questa professione? So che ti sei formato all'Accademia di Belle Arti di Napoli, laureandoti in scenografia con la massima valutazione. Sì, ma la passione per il fumetto e in genere per il disegno nasce da molto lontano, sin da piccolo, insomma, dai vari Topolino ai Spider-Man, io già avevo abbastanza, diciamo, le idee chiare su quello che avrei voluto fare. Io volevo disegnare fumetti, quindi questa era la mia idea. Era proprio quello che avresti voluto volere. O i fumetti o il calciatore, diciamo che una delle due. Mi hai scelto il fumetto come calciatore. Diciamo come calciatore mi sarebbe piaciuto, si guadagna molto di più come calciatore che come fumettista. In effetti. Senti, hai iniziato a lavorare nel 2009 per la Marvel Comics, essendo tra i 12 vincitori del Chester Quest. Sì, esatto. Concorso internazionale indetto dalla casa editrice per l'ingaggio di giovani disegnatori, una specie di scouting. Sì. Cosa avevi proposto e com'è stato l'ingresso alla Marvel? Allora, partecipai a questo concorso durante una convention di fumetti, mi pare a Mantova. Partecipai ma giusto per così, perché mi trovavo lì, non è che avevo tutte queste velleità di risultare poi alla fine uno dei vincitori, ma in effetti poi così è stato, buon per me. Sì, è stata un'emozione enorme, insomma. Anche perché questo ti ha aperto le porte per la Marvel, infatti. Sì, sì, ho iniziato subito a lavorare a distanza di pochi mesi dopo già avevo il primo contratto. Infatti è uscita Secret Invasion Frontline, una miniserie legata al crossover Secret Invasion, scritta da Brian Reed e incentrata sulle storie della gente di New York riprese con l'invasione degli Skrull. Sì. Cosa ricordi di questo lavoro? Come ti sei trovato con lo sceneggiatore e soprattutto come è stato immergersi nell'universo dei comics? Allora, di quell'esperienza là ormai, insomma, sono passati un po' di anni, però ricordo che ho dormito poco. Ricordo che ho dormito molto poco. Ma perché eri agitato? No, perché non avevo tempo, nel senso che era il mio primo lavoro da professionista e mi diedero delle scadenze comunque che oggi non so se riuscirei a mantenere, perché sono anni che faccio questo lavoro. Dormivo veramente 3-4 ore a notte, lavoravo non stop. È stato massacrante. La differenza dal mercato italiano, che sicuramente conoscevi bene, è quello che là sono molto attenti alle consegne, alle scadenze, perché proprio per il meccanismo in cui è impostato il loro mercato del fumetto, dopo di me, insomma, ci sta un inchiostratore, c'è un colorista, c'è un letterista, c'è uno che impagina, c'è tutta una catena di montaggio dopo di me, e se io ritardo a loro volta ritarda anche chi viene dopo di me, e là è tutto. Quindi bisogna essere precisi, puntuali. Puntualissimi. Senti Marco, volevo anche chiederti se inizialmente hai percepito un po' un pregiudizio per il fatto che tu fossi un italiano in mezzo agli americani. Ma no, in effetti la Marvel. Non hanno fatto differenze. No, anche perché la Marvel non sempre in passato, però in quegli anni, ma già da parecchi anni, si era molto aperta a lavorare con autori provenienti da tutto il mondo, quindi per me che sono italiano e napoletano non ha fatto differenza. Napoletano, perché tu sottolinei infatti anche la tua napoletanità, sì, diciamo. Sì. Infatti volevo anche chiederti dove lavoravi in quel periodo e dove tuttora lavori, quindi sei rimasto in Italia. Sì, 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 io a parte brevi periodi all'estero di mesi a New York e in Germania, ho il mio studio a Napoli, proprio a Piazza Plebiscito, quindi ho scelto proprio un posto, cioè, centralissimo, e lavoro con altri colleghi, ho sempre lavorato con colleghi perché questo è un lavoro che io da solo a casa non potrei mai fare, sennò già è alienante. Stare da solo per me significherebbe la morte cerebrale. È importante la compagnia, è importante, sì, avere, sì, i colleghi. Avere i colleghi.
torniamo indietro nel tempo, ecco, sì. Dopo quella miniserie di cui abbiamo parlato, hai iniziato a fare anche altri lavori per altre case editrici statunitensi come Top Cow e DC Comics. Proprio quella DC Comics che ha lavorato sulla miniserie Aftermath Brightest Day, The Search for Swamp Thing. Sì. Cosa ricordi di questo progetto dove è iniziata anche la collaborazione con Vincenzo Acuzzo, sì, un altro napoletano che, esatto, ha inchiostrato i disegni di questo e di altri tuoi lavori? Esattamente. Ricordo una fiera a New York, andai a fare un colloquio quando la DC era ancora a Broadway, feci un colloquio nella loro sede e insomma andò bene, infatti poi mi affidarono questa miniserie un mese dopo, cioè era pronta, diciamo, cercavano solo il disegnatore adatto e mi chiesero chi avrebbero potuto fare gli inchiostri perché i tempi erano molto stretti. Allora io dissi: faccio solo le matite, gli inchiostri li fa qualcun altro, ma io già avevo in mente il nome che era appunto Vincenzo. Vincenzo, lo conoscevi già? Lo conoscevo perché lo conosco dai tempi dell'Accademia di Belle Arti, quindi eravamo già colleghi universitari. Entrambi abbiamo sempre avuto questa passione per il fumetto, abbiamo iniziato insieme in pratica. E quando dissi: Vince, ma te la senti di fare gli inchiostri? E lui impazzito ha detto: sì, va, ce la facciamo. Ed è stata una bella cosa perché poi lavorare con un amico che poi stimi anche come collega è stata una bella cosa, sì, utile e produttivo. Sì, assolutamente. Sempre per DC è realizzato anche le storie della serie Flashpoint Green Arrow Industries e Justice League International. Cosa ricordi di questi titoli? Sì, queste sono state sempre esperienze che ho fatto in quel periodo perché in contemporanea a quella miniserie mi affidarono anche questi altri numeri e meno male, ritorno al discorso di prima, che c'era Vincenzo perché sennò era finita. Cioè, la collaborazione è anche un conforto, un sostegno morale. Ma soprattutto a un certo punto staccavamo e parlavamo semplicemente dei problemi che avevamo, certo, a non dormire. Poi nel frattempo è iniziata anche una collaborazione con la Sony Naughty Dog al videogioco Uncharted 2. Ti sei avvicinato a questo settore e di cosa ti occupavi esattamente? Allora, in pratica questo è un lavoro che ho preso grazie allo sceneggiatore con cui lavorai in Top Cow, Mark Powers. Mollò i fumetti e si dedicò a lavorare nell'ambito dei videogames. Dato che serviva un artista che si occupasse di alcune scene da realizzare per un animatic proprio del videogioco, sono gli intermezzi tra un quadro e un altro, diciamo, andavano disegnati, Marco mi chiamò e disse: guarda, c'è da fare questo lavoro. È un lavoro, mi ricordo, che sia un lavoro facile e indolore. Sì, siamo stati 6 mesi. E toccava pur convincerti in quel caso. Mi ha fregato, mi ha fatto il pacco napoletano, l'ho fatto prima a me però. E ha detto: no, guarda, in realtà poi devi stare sempre disponibile, non dico H24, però se arrivano delle note dalla California tu le devi fare. Capirai che ci sono 9 ore di fuso orario con la California, quindi io la notte stavo sveglio e il giorno dormivo. Mamma mia, vabbè. Un lavoro però è stata una bella però esperienza. È stata una bellissima esperienza, infatti la ricordo con piacere. E arriviamo al 2012, quando sei approdato in Dark Horse, dove insieme ad Andrea Kella è iniziata la tua esperienza nell'universo di Star Wars. Infatti ti è stata commissionata la parte conclusiva della miniserie Star Wars Knight Errant Escape. Innanzitutto ti chiedo come sei riuscito a entrare nell'universo di Star Wars e poi come ti sei trovato a passare dal disegnare supereroi a personaggi di guerre stellari. Conobbi gli editors della Dark Horse sempre a New York durante una convention e loro videro il mio portfolio e mi chiesero stesso al momento: guarda, abbiamo un paio di numeri, una miniserie che va conclusa, se te la senti. E ovviamente io, che sono da sempre fan di Star Wars, accettai senza proprio battere ciglia, dissi: sì, sono già, dove è il contratto, firmo ora. E io, da fan di Star Wars, affrontare i personaggi di Star Wars è stata per me una grande gioia, ma soprattutto una sfida, perché volevo poi dare la mia interpretazione, cosa che poi alla fine è difficile, insomma, però volevo mettere comunque la mia firma su un universo così importante. Infatti, ecco, volevo anche chiederti quanto hai dovuto rispettare, se te ne hanno date delle linee guida, e quanta libertà hai avuto invece come autore, come disegnatore. Ma linee guida tante, libertà in effetti, chiaramente lo script era molto molto preciso, quindi non è che ci stava tutta questa possibilità di interpretazione, però a
le scelte che poi proponevo, devo dire la verità, che spesso venivano sempre approvate, anche se c'era un cambio. Con Andrea Chella com'è nata la collaborazione? Andrea, siamo amici comunque anche da 20 anni quasi, quindi... Insomma, colleghi, amici di lunga data. Sì, e poi chiaramente se mi serve una mano sul lavoro, mi rivolgo a chi mi sta vicino, nel senso che chiaramente è difficile poi spedirlo il lavoro da un'altra parte, eccetera. Quindi mi rivolgo a colleghi che fanno lo stesso lavoro e se ci troviamo con i tempi, allora lavoriamo insieme. Quindi è stata commissionata una storia speciale dedicata ad Art, uno strano Darth Vader, intitolata Star Wars Purge the Tyrants Fest. Come hai affrontato questo lavoro? Questo lavoro qua è forse quello di cui vado, uno di quelli di cui vado più fiero, perché poi è incentrato sul mio personaggio preferito che è Darth Vader. E niente, alla fine è una miseria di due numeri, tra l'altro ripubblicata recentemente dalla Marvel Comics. Semplicemente mi chiamarono al telefono e mi dissero: guarda Marco, la vuoi fare questa miniserie? Lo so che stai finendo quest'altra, però ci sei? E io ricordo, ero in vacanza, infatti io ero in vacanza e mancavano 2-3 giorni per finire la vacanza e me ne tornai subito e dissi ok, ciao. Per Darth Vader. Sì, fa questa cosa. Poi sei tornato ancora a lavorare sui personaggi di Star Wars, sulla miniserie Star Wars Rebel Heist scritta da Matt Kint. Sì. Protagonisti in questo caso proprio i personaggi della trilogia storica, quindi una cosa emozionante, cioè, come fan, ma anche sfida, come li hai voluti curare questi personaggi che hai conosciuto sin da quando eri piccolo? Sì. In effetti dopo Darth Vader ho poi affrontato i protagonisti della serie principale, ogni capitolo, una miniserie di 4 numeri, ogni capitolo affrontava un personaggio. E è stato un lavoro fantastico perché poi pure le copertine di Adam Hughes, che è un autore che io stimo tantissimo, quindi in realtà questa miniserie qua, se proprio devo dire un lavoro di cui vado più fiero, forse questa miniserie qua è quella che mi è piaciuta di più. Sei mai intervenuto nelle sceneggiature o hai eseguito e basta? Guarda, sulle sceneggiature intervengo più da un punto di vista di regia, nel senso che se deve viene descritta un'azione, io non è che intervengo dicendo questa azione no, ma facciamogli fare altro, semplicemente intervengo, e poi non è proprio semplicemente, però intervengo sulle scelte di regia, di come inquadrare i personaggi, la velocità da dare alle aspettative. Sì, sì. Propongo delle idee e poi le visive, diciamo. Sì, esatto. Ecco, qual è il successo di Star Wars secondo te? Ricordiamo che tra poco c'è un altro film, il prossimo anche un po' la nostra fiera quest'anno ha voluto omaggiare questa serie, tra l'altro sono anche 40 anni dal primo film, ci sono anche due mostre dedicate a Star Wars, ve lo ricordo, ma secondo te perché continua a piacere dopo tanto tempo? Ma perché a mio avviso è una saga senza tempo, non può non piacere a piccoli e adulti che sono cresciuti con Star Wars, ma secondo me, ripeto, perché ha dei canoni tipici di una saga fantastica e quindi è atemporale. Senti, tornerai a realizzare qualche altra storia su Star Wars e nei tuoi progetti? Diciamo che potrebbe verificarsi questa possibilità da inizio anno prossimo. Si sta, diciamo, siamo in fase di contrattazione. Dato una curiosità, mi è piaciuto molto anche un omaggio che hai voluto fare al giudice Falcone, perché lo scorso maggio sei stato tra gli autori napoletani che hanno esposto un disegno nell'aula Bruegel di Palermo proprio per i 25 anni della strage di Palermo, dove c'è il Falcone, e tu hai proprio voluto abbinare un po' queste due figure, Falcone e Star Wars. Sì, un po' a simboleggiare il lato scuro e la luce. A me piace, quando mi chiedono un tributo per una causa in cui credo, io do sempre la mia disponibilità, come feci per Pino Impastato, l'iniziativa Anticamorra, sempre in prima linea, a dare il mio piccolo, chiaramente un contributo. Anche il fumetto come canale può essere, per dare può essere, assolutamente. Senti,
quindi adesso abbandoniamo Star Wars e parliamo di un altro tuo progetto, perché sempre per la Dark Horse nel 2013 hai realizzato la miniserie in 3 parti Halo Initiation. Parlaci un po' di quest'opera nella quale sei tornato a lavorare con Brian Reed e come hai concepito i disegni, a cominciare dal personaggio di Sarah Palmer. Sì, allora, la miniserie di Halo è tratta da un noto videogioco Microsoft. La cosa antipatica di questi, diciamo, di aver dovuto, insomma, lavorare su questa serie è che i personaggi sono vestiti con delle armature e spesso sono coperti, hanno il casco integrale, quindi a volte potevano sembrare un po' dei manichini che si muovevano, non potendo giocare sull'espressività dei volti, quindi determinate emozioni, determinate azioni, era più difficile renderle chiare, e quindi ho dovuto più lavorare proprio sulla gestualità del corpo e sui movimenti fra i personaggi. Non è stato facilissimo, ma essendo un grande amatore della saga, sono anche un videogiocatore, quindi amo il videogioco di Halo, quindi quando mi ha detto di fare Halo, un'altra volta... I videogiochi, ma anche le sfide. Sì, sì, esatto, sono un po' masochista, mi ha detto proviamo, facciamo, finora come va? Per ora i risultati sono sempre stati eccellenti. Sono, ti ringrazio. Abbiamo anche dell'etichetta Primal Shape, un progetto, uno studio creativo che offre servizi di outsourcing per le fasi di preproduzione nel settore cinema, animazione e videogames, che del quale sei stato cofondatore nel 2014. Sì, questa è un'altra sfida che abbiamo fatto con altri 3 colleghi. Sempre di Napoli. Sempre di Napoli, sempre autoctoni, diciamo. In realtà no, perché proprio da poco si sono aggiunti altri 2 ragazzi, uno di Bologna e uno di Torino. Quindi abbiamo aperto i confini, sì, abbiamo ampliato. E questa è una follia che abbiamo avuto, stiamo tentando di aprire un'etichetta di preproduzione. Già in Italia la preproduzione è difficile come termine, a Napoli ancora di più, ma noi lavoriamo comunque per lo più in outsourcing con aziende estere, quindi siamo a Napoli, viviamo a Napoli e lavoriamo per l'estero. Per ora, insomma, le cose vanno, è un'altra sfida, insomma, a cui tengo parecchio, sì. E un'altra sfida è stato anche il tuo ingresso nel mercato del fumetto tedesco, perché arriviamo a una delle tue ultime fatiche, è iniziato la trasposizione dei romanzi di Perry Rodan per la casa editrice e Cross Cult. Perry Rodan è un personaggio, una serie poco conosciuta da noi, ma invece in Germania è famosissima. Quindi sì, in Germania come sei arrivato a questo progetto? Ma mi contattò un editor della Cross Cult dopo il mio lavoro su Star Wars, dicendo: ti potrebbe interessare un lavoro di questo tipo? Io lì per lì stavo un po', ci stavo pensando quasi per rifiutare, perché non conoscendo il personaggio, l'editore tedesco, ma strano. Dopo aver preso un po' di informazioni, capì l'entità del progetto e accettai volentieri, perché in effetti lì è un personaggio molto molto amato e popolare. Ricordiamo che esce settimanalmente dal 1961. Sì, è una follia. Non si è mai interrotto, quindi c'è un romanzo materiale su questo ideale. Sì. Tu come hai voluto renderlo? Perché anche qui ti chiedo quanta libertà hai avuto e parecchia. Perché hai dovuto attenerti alle linee guida. In effetti ho avuto parecchia libertà, perché ho fatto il restyling di tutti i personaggi, dato che questo è un personaggio che è nato negli anni 60, quindi con un design un po' vecchiotto, un po' antico. Loro volevano un comic book all'americana, quindi personaggi un po' più cool, con delle divise un po' più da supereroi, e quindi hanno detto: guarda Marco, fai tu, fai un restyling di quello che... perché è sempre un po' una sfida proporre un restyling, è bello, però è affezionato, cioè, a quell'immagine. Infatti molti lettori giovani hanno amato il mio lavoro, quelli là un po' più anziani ma tutte queste donnine un po' succinte non ci piacciono, perché loro volevano un approccio un po' proprio da comic book americano, supereroistico classico, diciamo. Però quindi tanto, sono uscite 2 serie, la seconda, sì, sì, la serie, la prima, sì, i primi numeri sono sold out, quindi la serie è andata, no, la serie è andata bene, sì. Germania. La seconda serie è in fase di chiusura, mo infatti sto chiedendo il terzo numero e insomma mi auguro che vada bene. Previsto un continuo, prevista una nuova serie. L'anno prossimo dovrebbe esserci un anniversario.
l'anniversario di Perry Rodan e forse ci sarà uno speciale, però è tutto ancora da decidere. E quindi hai avuto modo di conoscere anche il mondo del fumetto tedesco. Sì. Anche qui cosa hai notato di diverso rispetto a quello nostro italiano e anche a quello americano che hai frequentato? No, sì, in realtà si distacca abbastanza da quello americano. I tempi sono molto più comodi e c'è molto più dialogo. In America l'email a volte è proprio tre parole, molto qua invece c'è molto, molto sintetico. Invece qui c'è un approccio un po' più, non voglio dire da famiglia, però è più umano. Comunque insomma, in generale a te piace la fantascienza come genere? Sì, sì, sono un grande appassionato di fantascienza. Il tuo genere preferito, come mai? Ma diciamo sia da un punto di vista cinematografico, ma da un punto di vista anche di letture, di romanzi, è un genere che insomma mi ha sempre affascinato, quindi quando mi capita poi di lavorare a un fumetto di fantascienza, non è che li ho scelti io, mi sono capitati, mi sono piovuti addosso. Però ad esempio anche in aprile hai voluto interpretare in chiave cyborg le statue del Museo Archeologico Nazionale di Napoli. Sì, esatto. La mostra Cyborg Investigation. Sì, sì, esatto. Hai continuato a mangiare. Sì, nel caso specifico ho affrontato il busto di Caracalla e l'ho ideato insomma con delle parti meccaniche, cyborg, ma è venuto diciamo, è stata una bella iniziativa, un'esperienza carina. Un'altra esperienza, sempre tra le penso più recenti, sei anche docente, sei docente e insegnante di fumetto e concept art per la Scuola Italiana di Comics a Napoli. Come ti trovi nelle panni, nelle vesti di insegnante? All'inizio è stato un po' difficile perché il fumettista di per sé è un po', almeno la maggior parte di quelli che conosco io, un po' resti dal essere un po' troppo espansivi, ma dopo ormai 2-3 anni che insegno alla Scuola di Italiana di Comics, per me è una famiglia, mi trovo benissimo e la Scuola Italiana di Comics è... Chi sono i tuoi alunni? Come sono? Quali aspettative hanno? Quali sono gli errori? Gli alunni sono... Gli alunni ci sono diverse personalità, bisogna essere molto attenti a capire se c'è un ragazzo un po' più timido, quello un po' più estroverso, il ragazzo che magari può prendersela un po' male, se gli fai una nota un po' più pesante, quindi devi essere un po' psicologo, non è facile, però a me piace molto spronare i ragazzi e dire tutto il discorso insomma che si fa del talento, se ce l'hai, non ce l'hai, basta solamente lavorare parecchio, lavorare tanto, studiare e alla fine puoi ottenere qualsiasi risultato. E non lo dico come frase fatta, ma ci credo fermamente in questa cosa. E questo è un bel consiglio che puoi dare anche a chiunque. Sì, no, assolutamente. L'importante è studiare tanto, perché non è una cosa che uno ci nasce disegnatore o fumettista, basta. Cioè io sono... ormai sono, meglio che non voglio dire la data perché sennò mi viene, però sono tantissimi anni che faccio un po' di tempo, però continuo a studiare ancora oggi anatomia, prospettiva. Cioè non ti senti mai arrivato, continui a migliorare? No, non c'è mai, non si imparerà mai, io so che non imparerò mai tutto, certo. Quindi meglio continuare a studiare, anche perché se ti piace questa passione lo studio non ti pesa, ti diverti. Guarda, tu hai sempre disegnato, però non hai mai sceneggiato. Hai mai pensato anche di scrivere una storia e proprio di fare una storia della quale tu saresti sia sceneggiatore che disegnatore? Mi piacerebbe, in realtà ho un paio di idee. Ogni tanto sai che ce l'hai lì pronte, che ogni tanto le rileggi, aggiungi qualcosa. Però so che per fare un lavoro di questo tipo serve tempo e... Per ora, diciamo, per fortuna anche non ho moltissimo tempo di fare queste cose mie, insomma, che comunque prima o poi spero di realizzare, sì. E interagisci con i fan, penso ai social, ma anche a occasioni, oltre alle occasioni che certo. Tieni conto di suggerimenti, di impressioni? Sì, quando mi contattano su Facebook o altri social, io se non rispondo subito che magari sono a lavoro, rispondo comunque a tutti
molti mi mandano materiale, molti mi mandano tavole, consigli, mi chiedono consigli. Io sempre do la mia disponibilità per, anche perché sono stato nei loro panni, quindi capisco che magari potersi avere l'opportunità, perché quando ho iniziato io Facebook non era proprio, era agli albori, però capisco che una persona che inizia ora vuole un consiglio da un professionista, quantomeno proprio una parola anche di conforto, di incoraggiamento, allora io sono lì anche per quello. Siamo in chiusura del tuo spazio, poi tornerai al tuo tavolo dove sei a disposizione per disegni, domanda a diritto, uno sguardo al futuro, quindi progetti futuri, a cosa stai lavorando, a cosa lavorerai nei prossimi tempi? In questo momento sono al lavoro sull'ultimo numero di Perry Rodan per l'editore Cross Cult, e dopo sono in trattativa, sto valutando alcune opzioni o per Marvel o per DC, vediamo un attimo quale si sblocca prima. Qualche omaggio a Star Wars, visto che uscirà il film prossimamente? Magari sì, sono in cantiere un paio di idee, sì. Allora, grazie quindi a Marco Castello. Ma grazie a voi. Grazie a voi. Grazie Marco, buon lavoro. Grazie, tanto.